Cari ascoltatori, eccoci insieme al nostro appuntamento con il programma Pensieri, Parole e Musica, la trasmissione che va in onda ogni 15 giorni su Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, il lunedì alle 10.03, in replica sempre il lunedì alle 17.30 e il martedì alle 21.30 sulla frequenza 87 e 6 MHz. Vi giunga un caloroso saluto da tutta la redazione di Radio Speranza e da me, Daniela Quieti, al microfono. Siamo giunti a novembre, mese il cui nome deriva dal latino november, proveniente a sua volta da novem, 9, perché era il nono mese del calendario romano che iniziava a marzo. Il clima più fresco, spesso grigio e malinconico, ci ricorda di avere a portata di mano morbide sciarpe e maglie di lana, facendoci apprezzare le piccole comodità di casa, ad esempio il trascorrere momenti tranquilli sulla poltrona preferita, in compagnia delle nostre riflessioni interiori, o di un libro, o di una tisana. La natura cambia aspetto, si riveste di foglie rosse e dorate, e anche le dispense e i frigoriferi in cucina si adeguano, dando spazio a cibi più adatti al clima autunnale, come zuppe e minestre, torte di mele, castagne, bruschette, agrumi, olio nuovo o vino novello. C'è una bella poesia di Giovanni Pascoli, intitolata Novembre, tratta dalla raccolta Mirice, che sintetizza l'essenza di questo mese, anticipatore dell'inverno. Gemme all'aria, il sole è così chiaro, che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo e cavo al pie sonante sembra il terreno. Silenzio intorno. Solo alle ventate odi lontano da giardini ed orti di foglie un cadè fragile e l'estate fredda dei morti. In questi versi il poeta, ispirandosi alla natura autunnale, descrive quanto sia precaria la felicità cui l'uomo può aspirare. All'inizio c'è l'illusione di una bella giornata primaverile, ma dopo il poeta introduce i particolari autunnali, unendo la sua sensibilità nella descrizione del paesaggio con la percezione del dolore insito nella natura umana. L'aria è limpida e fredda come una gemma, il sole è luminoso, ma l'albero del biancospino è secco, le piante spoglie, con i loro rami scheletriti, disegnano trame nere nel cielo sereno. Tuttavia deserto senza il volo degli uccelli, e il terreno risuona vuoto al calpestio. Intorno c'è il silenzio e solo il vento genera da lontano un fragile cadere di foglie nei giardini e negli orti, e la fredda estate dei morti. Infatti, novembre tradizionalmente è il mese del culto dei defunti. Un periodo di transizione tra autunno e inverno che invita a riflettere sul mistero della vita che sarà dopo l'esistenza in questo mondo in cui viviamo di realtà provvisorie, di speranze spesso effimere. Novembre rammenta il grande principio cristiano della comunione dei santi, del rapporto e della solidarietà nella grazia di Dio di tutti i fedeli viventi o scomparsi. Il 1 novembre cade la solennità di tutti i santi, in latino Solemnitas Omnium Santorum, dedicata a tutti i martiri e beati, compresi quelli non canonizzati che hanno consacrato la propria esistenza ai più divini ideali. Come dice il martirologio romano, con la solennità di tutti i santi, uniti con Cristo nella gloria in un unico giubilo di festa, la Chiesa, ancora pellegrina sulla terra, venera la memoria di coloro della cui compagnia esulta il cielo, per essere incitata dal loro esempio, allietata dalla loro protezione e coronata dalla loro vittoria davanti alla maestà divina nei secoli eterni. La ricorrenza di ogni santi invita a ricordare che l'esistenza dovrebbe essere un viaggio d'amore nel mondo di oggi e in quello che verrà, cercando, come dalle confessioni di Sant'Agostino, di conoscere alla luce della verità presente la condizione eterna dei santi. Se mi trovo
fuoco tra mari in tempesta o fiamme brucianti non temo. Se anche il male mi prende alle spalle e mi vuole bloccare non tremo. Col tuo sangue hai pagato il riscatto del male che ho fatto da me. La tristezza è sconfitta e la morte non c'è. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Se sconfitta la morte non c'è. Allelu, 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 alleluia. Allelu, 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 alleluia. Allelu, 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 alleluia. Allelu, 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 alleluia. Riscatto del male che ho fatto da me, oh. La tristezza è sconfitta e la morte non c'è. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Proseguiamo con i nostri pensieri autunnali, carissimi ascoltatori di Radio Speranza, con lo spirito rivolto al cielo, un cielo che in questo periodo dell'anno ha qualcosa di struggente e induce a riflettere sulla fragilità delle umane cose. Il giorno successivo alla solennità di Ognissanti, il 2 novembre, è dedicato alla commemorazione di tutti i fedeli defunti, in latino commemoratio omnium fidelium defuntorum. Pur nella diversità di pratiche congiunte al suffragio dei trapassati, il culto degli estinti rammenta che la morte, come amava definirla San Francesco, è sorella. Si fanno le tradizionali visite ai cimiteri per pregare, accendere un lumino, deporre fiori sulle tombe dove riposano i nostri cari scomparsi, come un autentico pellegrinaggio in sintonia con la pietà popolare. Il termine cimitero proviene dal greco koimeterion, nel significato di luogo di riposo e di attesa, e non città dei morti, come indicava la parola pagana necropoli, dal greco necros, morto, e polis, città. Fin dai primi secoli della Chiesa, i cimiteri sono stati spazi di culto, espressione del ricordo e della dignità dei trapassati, siti impareggiabili di annuncio della speranza cristiana nella risurrezione. E i sepolcreti sono custodi della memoria per ricordare tutte le generazioni che ci hanno preceduto, trasmettendoci fede e cultura in un rapporto dei viventi con la trascendenza, ricco di significati religiosi particolarmente sentiti nel nostro territorio. Le attenzioni rivolte agli affetti perduti affinché essi riposino in pace e intercedano per le nostre vicende terrene rinsaldano i mutati sentimenti e mitigano per un istante la quotidianità affannosa attraverso un'intensa corrispondenza emotiva. L'affetto per i cari che ci hanno lasciato resta nei nostri cuori sempre ed è bello continuare a fare per essi piccoli gesti familiari come il tenere la loro casa eterna ordinata e decorarla con ceri e piante, in particolare con i crisantemi che sbocciano in questo periodo dell'anno. È un modo per sentirli ancora vicini, anche se in una maniera diversa. Con il trascorrere del tempo, il dolore della perdita si attenua e rimangono memorie, nostalgie, per parole non dette o gesti non fatti, ma tutto si attenua nella certezza di una vita futura nella gioia del paradiso. La commemorazione dei defunti rappresenta un ponte, un passaggio tra la vita terrena e quella eterna verso la resurrezione. I camposanti sono i posti della pace in cui tutte le competizioni cessano perché rimane solo ciò che è essenziale, quell'anelito di eternità che il tempo non può distruggere.
La visita al cimitero riaccende la memoria delle esistenze di tante persone care, ci ricorda tutto l'affetto che abbiamo ricevuto da coloro che ci hanno e che abbiamo amato e che ora vivono nel cielo. Uniti nello spirito, noi, umili viandanti, preghiamo per coloro che ci hanno preceduto con il pensiero denso di commozione e la nostalgia di volti e di voci, nostalgia che per i credenti non è però un triste rimpianto per chi non c'è più, ma una comunione spirituale attraverso la preghiera e la partecipazione ai sacramenti, perché il Signore accoglie i nostri cari con quell'amore che solo Lui può donare. La memoria e il raccoglimento attorno al ricordo di coloro che non sono più su questa terra ravvivano nei nostri cuori il patrimonio di virtù cristiane e di saggezza che ci hanno trasmesso, facendoci intravedere la vanità delle cose e il valore della vita e della natura che la circonda. Un universo immenso, sorprendente, dalle mille forze, leggi e bellezze, tutto è dono del Signore, del suo infinito amore per noi, riverbero della sua luce e misericordia. Davanti al mistero della morte, tutto si ridimensiona e resta solo ciò che è davvero importante. Nell'Ave Maria chiediamo alla Vergine Santissima, nostra Madre, di pregare per noi adesso e nell'ora della nostra morte, affinché ci aiuti a vivere bene ora per poter essere sereni con la forza della fede quando saremo chiamati alla casa del Padre, dove tutti ci ritroveremo in comunione divina. E quando l'ultimo giorno saremo tutti insieme là, e bianchi e neri, piccoli e grandi, tutti insieme da te, in quella grande casa che spazio ne ha, per tutta questa storia della di qua. Tu ci dirai, venite con me. Avevo fame, avevo sete.
Proseguiamo con le nostre riflessioni, carissimi ascoltatori di Radio Speranza. Gli antenati ci hanno tramandato una sapienza antica, derivante da una cultura prevalentemente agricola, intrisa di grande religiosità. Il fascino del passato e delle tradizioni, soprattutto della nostra terra d'Abruzzo, racconta storie e leggende di santi e di piccoli eroi quotidiani, tutti evocatori di una società in cui la natura e le liturgie celebrative si fondevano e ancora si fondono in un unico grande patrimonio culturale che trasmette il retaggio di una saggezza accumulata dalla fatica del vivere fin da epoche remote, una saggezza in grado di affrontare le lotte dell'esistenza in un ambiente spesso ostile, ignoto e insidioso. La cultura rurale seguiva il ciclo delle stagioni, scandite dalla stratificazione di antichi culti, che sono particolarmente sentiti nei paesi dell'entroterra, richiamando la devozione di tanti fedeli e ripresentando una vita autentica fatta di riti tramandati di generazione in generazione. Fra le tradizioni della nostra regione e non solo, una molto nota è certamente quella legata al vino e alla cultura contadina che si celebra l'11 novembre, la ricorrenza della festa di San Martino. A San Martino ogni mosto diventa vino, recita un proverbio. La vicenda di San Martino affonda le radici in tempi lontani, tra storia e leggenda. Figlio di un ufficiale romano, Martino, nato in Pannonia, l'attuale Ungheria, desiderò essere battezzato, giovanissimo, contro il volere del padre e, pur essendo d'indole estremamente tranquilla, fu costretto dalla legge del tempo ad arruolarsi nella guardia imperiale. Inviato in servizio militare in Gallia, in un rigido giorno d'autunno, mentre attraversava a cavallo la città di Amiens, vide un mendicante, vecchio e tremante per il freddo gelido, si impietosì e subito tagliò in due con la spada il suo mantello, donandone una metà al povero. Al gesto del generoso cavaliere seguì immediatamente un cambiamento atmosferico e all'istante un caldo sole diffuse i suoi tiepidi raggi su tutto. Da allora si narra che quasi ogni anno in questo periodo di novembre il clima torni mite, fenomeno detto per tale motivo estate di San Martino. La festa di San Martino corrisponde tradizionalmente anche alla maturazione del vino novello, gustato nei giorni in cui si aprono le botti per gli assaggi, spesso abbinati alle castagne scoppiettanti sulla brace. L'atmosfera si fa festosa, nonostante i colori autunnali della natura. Nelle pagine della Bibbia, nella Genesi, si legge una tra le più antiche testimonianze sul rapporto tra il vino e il divino. Quando le acque del diluvio si ritirano, Noè sancisce un'alleanza con Dio piantando una vigna per produrre vino. Il vino, sulle sponde del Mediterraneo, ha sempre avuto un forte valore simbolico nella vita e nella religione degli esseri umani fin dall'antichità. Tra vino e religione esiste un rapporto indissolubile. Il vino, nella storia della civiltà, non è mai stato considerato un prodotto soltanto umano, quanto piuttosto un dono dato all'uomo da parte della divinità, e la ritualità sacrale dell'Eucaristia nella Messa, il sangue di Cristo versato per i peccati del mondo, con la sua potente densità di valori, ce lo ricorda. Il rinnovarsi di antiche consuetudini tramanda ancora significati di solidarietà e speranza per confortare il viaggio dei vivi e rinsaldare il vincolo sentimentale tra le generazioni passate e quelle presenti, lasciando preziosi insegnamenti di vita e radici di futuro alla collettività. Grazie di cuore, carissimi ascoltatori di Radio Speranza, per l'attenzione che avete dedicato a pensieri, parole e musica, e buon novembre a tutti!